بسم الله الرحمن الرحيم. النوم دي الله الكلمنت المزيركوردioso. Cari ascoltatori, cari telespettatori, oggi il nostro sermone di venerdì porta il titolo E beni pubblici tra massimizzazione dei benefici e rischi di sabotaggio. Ma prima di tutto, sia lodato Allah, Signore dell'universo, che dice nel suo nobile Corano: vi creò dalla terra e ha fatto sì che la colonizzasseste, implorate il suo perdono e tornate a lui. E rendo testimonianza che non c'è divinità al fuori di Allah, l'uno senza alcun associato, e che il nostro maestro e profeta Muhammad è il suo servitore e messaggero. O Allah, concedi la tua salvezza e le tue benedizioni a lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che le seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno, seguitando nel merito. Cari ascoltatori, cari telespettatori, l'Islam è la religione della costruzione, della ricostruzione e della riforma. I messaggi celesti fanno tutti appello a questo principio, a questi principi sublimi. Allah, gloria a lui, dice: o Mosè, disse a suo fratello Aronne, sostituiscimi alla guida del mio popolo, agisce bene e non seguire il sentiero dei corruttori. Raccontando la parola di Shu'aib, il profeta Shu'aib, infatti, che la pace di Allah sia su di lui, Allah dice: non voglio fare diversamente da quello che vi proibisco, voglio solo correggervi. Per quanto posso, il mio successo è soltanto in Allah, in lui confido e a lui ritornerò. Indubbiamente la protezione dei servizi pubblici costruiti e sviluppati dallo Stato è una delle forme di ricostruzione che avvantaggia la società nel suo insieme. Il diritto di utilizzarli non è limitato a un gruppo senza altri, si estende all'intera società. Per quanto usiamo questi servizi, dobbiamo cooperare per preservarli e per frenare chiunque voglia corromperli o bloccarli. Coloro che lavorano nel pubblico servizio devono essere devoti e sinceri nel loro lavoro. Il nostro profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, dice: Allah ama che chiunque compia un'opera la compia con un modo perfetto oppure perfettamente. Chi utilizza questi servizi pubblici deve usarli senza abusi né corruzione né sprechi. Il nostro profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, dice, oppure ha detto anche: non dovrebbero esserci né danni reciproci. In questo modo si realizza la cooperazione tra i membri della società per il bene e l'interesse pubblico. Allah, gloria a lui, dice: aiutatevi l'un l'altro in carità e pietà, e non sostenetevi nel peccato e nella trasgressione. Preservare servizi pubblici è un dovere legale, nazionale e umano, quindi dobbiamo svilupparli e migliorarli. In questo quadro il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, dice, oppure anche sottolinea l'importanza di alcune cose. Se fatte, la gente potrebbe avere dei benesseri divini, come per esempio fare allargare un fiume, insegnare una scienza o scrivere un libro di scienza utile per la gente, scavare un pozzo d'acqua, piantare una palma, costruire una moschea, lasciare dietro un bambino virtuoso che fa invocazione in suo favore. Quindi è un nostro dovere proteggere le acque del fiume, né non contaminarle né sprecarle.
E lo stesso si fa per le strade che devono essere preservate e non aggredite, gettando dei rifiuti su di loro. Colui che non è in grado di accrescere l'interesse di questi servizi deve esortare gli altri a farlo. Dice il profeta Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, colui che guida al bene è come colui che lo fa. Altrimenti è sufficiente astenersi corromperli. Allah, gloria a lui, dice, ma Allah non ama i corruttori. Allah anche dice, Allah non ama la corruzione. Dobbiamo quindi preoccuparci di preservare questi servizi e di usarli con moderazione. Affermiamo che tutti i servizi pubblici, amministrazioni pubbliche, scuole, strade, trasporti pubblici, sono depositi da cui tutti saremo interrogati. Non è consentito manipolarli né deteriorarli in alcuna forma. Ora passiamo alla seconda parte di questo sermone del venerdì, ma prima di tutto sia lodato Allah, Signore dell'universo, che la salvezza e le benedizioni di Allah siano concesse all'ultimo dei profeti e messaggeri Muhammad, il nostro maestro Muhammad, pace e benedizione di Allah su di lui, alla sua famiglia, ai suoi compagni e a coloro che li seguono con rettitudine fino all'ultimo giorno. Quindi, cari amici, cari ascoltatori, certo, preservare i servizi pubblici e non attaccarli è una delle vie del bene e del successo. Il nostro profeta inscrive il fatto di togliere il fastidio tra i rami della fede e degli atti di carità. Dice, e conduce che conduce anche al paradiso. Il profeta Muhammad dice, la fede consiste di 60 o 70 rami di cui il più alto è la testimonianza di fede. Nessuna divinità a parte Allah, e il più basso è rimuovere il fastidio dalla strada. Dice anche il vero musulmano è colui la cui lingua e la cui mano sono risparmiate al popolo. Dice anche, in questo caso anche il nostro maestro Muhammad, ho visto un uomo che cammina in paradiso per aver abbattuto un albero in mezzo alla strada dove ha fatto del male ai passeggeri. Dice il profeta Muhammad, anche quando ti astieni dal fare del male agli altri, è un atto di carità. Dobbiamo quindi essere consapevoli dell'importanza dei servizi pubblici e del fatto di preservarli. Ancorando la responsabilità religiosa e nazionale al fine di proteggere la patria e svelare i beni. Allah, gloria a lui, dice: quanto a chi crede e si imanda, non avrà nulla da temere e non sarà afflitto. O Allah, protegga l'Egitto e tutti i paesi del mondo. Così siamo raggiunti. Siamo giunti alla conclusione di questo sermone. Vi auguriamo una buona giornata. Grazie dell'ascolto.